Siamo davanti a questa bellissima quercia vetusta, una quercia che probabilmente ha più di 6 secoli, 600 anni, che vive qui radicata in questo terreno e ha visto il trascorrere di intere popolazioni e di intere civiltà. Questo ci fa riflettere su una cosa fondamentale, che il tempo degli alberi non è il tempo dell'uomo. Gli alberi hanno un tempo di vita più lungo e un tempo più dilatato. L'uomo rispetto all'albero vive velocemente, rapidamente, come in un film accelerato. E l'errore che si commette è quando si affrontano la gestione delle foreste e degli alberi con in testa il tempo dell'uomo. Dobbiamo invece assecondare il tempo delle foreste, che è un tempo più lento, un tempo più lungo, che parla di secoli, non di decenni. Perché se noi affrontiamo la gestione e la conservazione delle foreste con i nostri parametri temporali, facciamo certamente un errore che in qualche caso può essere fatale. Quindi, di fronte a questa quercia che ha visto trascorrere generazioni di uomini e anche di forestali, voglio invitare tutti a rispettare i tempi della foresta e i tempi degli alberi, perché chi ha fretta non può approcciarsi alla conservazione delle foreste.